Giovanni De Robbio, primo eletto nella lista di Pasquale Di Fruscio, una grossa responsabilità nei confronti del Paese. Innanzitutto è doveroso ringraziare quanti ancora una volta hanno voluto darmi la propria fiducia, credendo in me e nella mia passione nelle cose. L'entusiasmo e la passione è quello che mi caratterizza da sempre. Una grande responsabilità. La responsabilità è quella che siamo andati ad accettare dal momento che ci siamo messi a disposizione della popolazione per essere votati. La popolazione ci ha scelto. Questa è la responsabilità che deve essere la nostra forza, il nostro punto focale per darci, quell'energia giusta per risolvere i problemi. In questi primi giorni di governo della città, cosa sta facendo? Ogni amministrazione che si insedia, nuova, ha il dovere di fare la cosiddetta ricognizione. Noi, facendo questa ricognizione, abbiamo avuto la conferma di quello che sospettavamo: un mare di guai nel senso più vero della parola, soprattutto dal punto di vista economico, dove abbiamo trovato deficienze molto 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 gravi che stiamo verificando e approfondendo, e che soltanto grazie alla capacità, all'esperienza di Pasquale Di Fruscio sono fermamente convinto che riusciremo a superare. I prossimi passi, costruttivi, quali saranno? Allora, innanzitutto è tutto racchiuso nel motto che ha contraddistinto il simbolo della nostra lista: unione e solidarietà, e io aggiungerei pacificazione. Dobbiamo diventare un unico paese, un'unica energia, un'unica forza. Saremo amministratori di tutti, amministratori anche di coloro che non ci hanno suffragato della propria volontà elettorale, e daremo il nostro meglio per far sì che Pietramelara torni ad essere punto di riferimento di tutto l'Alto Casertano. Da cosa nasce questa frattura nel paese, nella società? Ma la frattura è sindromo, questo è un sociologo potrebbe dare la risposta sicuramente più appropriata della mia, perché viviamo problemi. Vabbè, intendevo dire nasce dalla campagna elettorale o da prima? No, sono una serie di problemi che vengono. Problemi che si mescolano, e sicuramente, come dicevo prima, è un po' la sociologia, perché la società non ha più dei veri e propri punti di riferimento, e un po' anche perché c'è un campanilismo a volte sciocco, stupido, tra squadre di calcio, questo è un po' come mi riguarda anche personalmente, tra bande musicali, tra squadre di diversi sport. Dobbiamo tornare ad essere un unico corpo, un'unica mente, un unico paese in tutti i settori. È stata anche una campagna elettorale comunque aspra? Beh, si sono alzati un pochettino i toni, però siamo stati anche bravi, dal momento che il livello della temperatura è cresciuto, siamo stati bravi, Pasquale è stato bravissimo a tenere fermo, e questo è il polso del leader, tenere un poco tutti quanti, così tra virgolette, a bada, senza alzare i toni, senza esasperare i toni, cercando di far capire alle persone che con la responsabilità si può amministrare. Forse questo è stato il quid che ci ha dato quella forza in più per essere scelti dalla popolazione, perché credo che non sia facile vincere contro un'amministrazione uscente che ha governato negli ultimi 10 anni. Lei sarà sicuramente vice sindaco. Un appello al popolo di Pietramelara? Credete in noi. Dopo la fiducia dobbiamo maturare la consapevolezza di avere una grossa responsabilità, pensando che potremo sicuramente tornare ad essere un paese che conta, con l'impegno, la passione, l'abnegazione, senza lasciare nulla al caso. La programmazione e la progettazione di un'amministrazione sono il pane quotidiano, e quello a cui si deve anche aggrappare la gente. La gente deve reclamare, perché se noi diciamo di adempiere a delle scelte, le dobbiamo portare fino in fondo. E in questo senso chiedo alle persone di starci addosso, di essere nostri stimoli, nostri stimolatori fino all'ultimo giorno di questo quinquennio. In bocca al lupo.